noi e insieme siamo in me contro te. Benvenuti in una nuova challenge. La mangia solo un colore challenge. L'ultimo episodio vi è piaciuto davvero tantissimo e quindi oggi abbiamo intenzione di rifarlo. Chissà quali cose disgustose andremo a mangiare. Ovviamente adesso andremo a girare la ruota, ci saranno nuovi colori. Quindi direi di prendere subito la ruota. Scopriamo chi inizia. Carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. No, inizia Sofì. Sono felicissima, andiamo a girare. Giallo! Il mio colore preferito. Quindi adesso dovrò scegliere degli alimenti gialli per te. Ma adesso scopriamo quale sarà il mio colore. Azzurro! Tu dovrai scegliere degli alimenti azzurri. Ma esistono gli alimenti azzurri? Infatti, sarà difficilissimo, non troverò quasi niente. Ma adesso direi che non c'è altro tempo da perdere, di andarci subito a vestire a tema. Trasformazione in 3, 2, 1. Wow! Ma io mi confondo con lo sfondo, sono tutta gialla. Ma il giallo non era il tuo colore preferito? Eh sì, ma ragazzi, mi vedete o mi confondete? Sono qui. Ti vediamo queste treccine pazze. Vado subito a prendere ciò che ho preparato per te, mio caro Luigi. Ho un certo languorino. Delle squisitezze, preparati, Vado. Oh, mamma mia, ma che stai portando? Ta-da! Tante buonissime cose, tutte per te. Stiamo calmi un attimo. Allora, qui c'è una bibita abbastanza buona. Del formaggio spalmabile. Il mascarpone. Fiorellini per torte. Tonno e uova. Le uova sono il mio pezzo forte. Ah sì? E allora stai a vedere cosa ti porto adesso. Buonissimo! Quindi già so che almeno una cosa la mangerò. Poi limone. Aiuto! Ananas allo sciroppo. Ok, va bene. Tu sei un mostro. Perché dici questo? Ma dove l'hai trovato? Krauti? Ma che sono i krauti? Non lo so, vabbè, sarà sicuramente qualcosa di schifoso. Poi datterino di Sicilia. Quasi quasi pensavo fosse un succo di frutta, invece no. È sugo con pomodoro siciliano. Giallo? Super aspro, vabbè, poi assaggiamo. E senape al miele. Lui, sei stato veramente molto crudele con me. Sarà buonissima la senape con il Nesquik. Bene, iniziamo la sfida. Per chi non si ricordasse, il regolamento è semplicissimo. Dovremo sfidarci a mangiare ognuno gli alimenti che l'altro ha preparato. E alla fine vincerà chi avrà mangiato tutto e perderà invece chi si arrenderà. La mia sarà una vittoria facilissima. Ah sì? Vedremo. Iniziamo. Ovviamente parto da ciò che mi piace più al mondo, cioè dal cioccolato. Lui, sei un dilettante. Delizia, vieni a me. Che poi in realtà mi piace più quando è in polvere che quando è messo poi nel latte. Bisogna stare solo un po' attenti e prenderne poco. Ci sono. Una delizia. Ma che dico una delizia? La delizia delle delizie del mondo mondiale. Primo ingrediente superato. Se fossi stato in te, io avrei tenuto il dolce alla fine per togliere quel sapore disgustoso che ti lascerà tutto il resto. Addirittura dai consigli. Vediamo tu cosa farai. Io ti consiglierei allora, secondo questo principio, di partire dalle uova. Le uova? Magari no, teniamole per dopo. Io inizierei con qualcosa di salato. Prendo il formaggio spalmabile. Che buono, quello piace anche a me. Sì, non è male. Provo a prendere così col cucchiaino. Che di solito si mangia col pane, non col cucchiaino. È un po' strano. Vado. Non è affatto male, anzi, è buonissimo. Addirittura si lecca il cucchiaio. Così la mettiamo? Vado al mio secondo alimento. Cosa scelgo? Sono uno peggio dell'altro. Ananas allo sciroppo. Ah, non si può aprire, dilatta, pazienza. No, 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 ma come non si può aprire? Vieni qua, lo apri. Non si può aprire, eh. Hai scelto qualcosa che non si può mangiare. Come faccio? Non si può. Ok, allora teniamolo per ultimo. Anzi, prendiamo proprio i crauti. Questi no, sì che si possono aprire. Non scegli tu l'ordine. Io voglio mangiare il datterino di Sicilia. Sembra omogenizzato. È un pomodoro, ma i pomodori sono rossi. Di solito la salsa è rossa, non è gialla. Non facciamo che è scaduta. Non lo so. Assaggiamo. Una bella cucchiaiata.
Così basta? Sì, sì, basta. Vai, Sofì, credo in te. Potere del team trot, vieni a me. Com'è? Considerando che è cruda, fredda e perché no anche aspra, devo dire che non è niente male. Ah sì, non è niente male, allora passo al mio secondo ingrediente che hai scelto per me, il tonno. Ma scusa, il tonno è buonissimo, a te che non piace il tonno? Ho capito, ma questo è il tonno al naturale, non è il tonno sott'olio. Significa che è quello così, con l'acqua. No, quello naturale, tremendo. Già è uscita tutta l'acquetta, no. Schifo. Ok, via, acquetta, via, vai via. Lo provo a prendere sempre così col cucchiaino. Vabbè, sì. Ma come? Dovresti usare la forchetta. Vieni qua, tonno. Buon appetito. Non è niente male, tutto puntino. Insomma, comunque, bravo. Al momento siamo pari. Andiamo avanti. Limone. E cosa sarà mai mangiare un limone alla fine? È semplice. Non riesco a tagliarlo, vabbè. Vabbè, ti aiuto io. Vediamo così. Ecco. Una fettina. Un bel morso. Ma cosa dici? Un bel morso. Una fettina. Apri la bocca, lo spremo. Ma no. Ok. Ma cos'è quella fettina mini mignon? È una fetta molto grande. Non è molto grande, questa è una fetta molto grande. Tieni. Vado. Brava, devo ammettere che hai dato un bel morso e quindi hai superato anche il terzo round. Sì, la vittoria a volte sa essere aspra. Molto aspra. Adesso ho proprio voglia di qualcosa di dolce che mi tolga il sapore di tonno e formaggio spalmabile. Proviamo i petali dei fiori che vanno nelle torte. È l'unica cosa azzurra che ho trovato in casa. In realtà sono buonissimi i petali azzurri. Come si aprono? A fiorellino. Anche io voglio mangiarlo. No, non puoi mangiarlo. Non puoi mangiarlo. Sono buonissimi. Tieni anche tu. No. Yeah. Un po' troppo croccanti forse. Ma effettivamente erano a casa da qualche anno. Come da qualche anno? Una volta volevo fare la torta per un tuo compleanno, quando facevi tipo 3 anni. Adesso ne hai 20? Vabbè, non continuare. Scherzo, dai. Mangia. Il prossimo alimento. Ma è un alito, peggio direi. Si sente proprio il tonno. Ma che stai dicendo? No, fare così che poi il team trot si sente male anche da casa. Sono uno peggio dell'altro, cosa scelgo? La senape al miele. Già la senape non mi piace. Figuriamoci al miele. Aspetta, ti aiuto io. Apri la bocca. Ma non ci metti la bocca. Non ci pensare, proprio. Già poco fa ti ho fatto fare con quello stupido limone. Tu mi devi lasciare in pace. È libera di mangiare come mi va. Ma che stai facendo? Dove lo stai mettendo? Ragazzi, non ce la posso fare. Odora. Allora, devo ammettere che la senape a me piace, ma adesso, insieme a tutte queste altre cose, non è proprio la cosa più buona del mondo. Ecco, la metti anche tu allora. Dai, un gran bel boccone. Ma cos'è questo? Devi fare un gran boccone, devi metterlo tutto in bocca. Non esiste proprio. L'ho assaggiata. Secondo me ho superato il round. Bisognava assaggiare. Se volete lo riassaggio, ma io non lo posso mangiare tutto. Lo riassaggio un po' così. Fa schifo. Ok, va bene. Facciamo finta che l'ha mangiato. Io adesso mi merito un bel drink. Sai com'è? Ho anche delle cose buone io. Ne vuoi un po'? Sì. No, perché è mio. E adesso cosa mangi? Cosa mangio adesso? Io vorrei mangiare l'ananas. Buonissima, deliziosa gialla. Ma purtroppo non riesco. Fai come se io l'avessi mangiato, tanto lo sai che mi piace l'ananas. Ok, e allora tocca a me. Cosa mangio adesso? Oh no, le uova. Ma saranno sode, immagino. Super sode. Sì, ma non posso mangiare le uova crude. Ma che stai dicendo? Non è mai morto nessuno per un uovo crudo. Ma l'uovo è rosa, non è blu, quindi non devo mangiarlo. Lo dovrò mangiare quando uscirà il colore rosa. Ha ha ha,
divertente. L'involucro delle uova è azzurro e questo è quello che conta. Se ci pensi anche Nesquik è marrone, però me l'hai fatto mangiare. Va bene, lo mangio. Ma come faccio a mangiarlo? È impossibile. Niente è impossibile, fai fare a me, ti aiuto. Sovì. Guarda che carino, sembra topolino. Ma come, ma che topolino? Ha le orecchiette. No, no, non ce la mangio, è troppo vicino. Sembra slime. Facciamo una frittata. Lui, smettila, se vuoi mangiarlo, mangialo, o ti arrendi. Ragazzi, devo scegliere. Lascio vincere Sofì o mangio questa schifezza. Mi arrendo. Ti arrendi? Sì, ma è normale che mi arrendo, come faccio a mangiare? Un nuovo codo. Io ti ringrazio tantissimo perché grazie a te non dovrò mangiare il Crowdy. E vai, wow! Chi vince la sfida? Sofì. Chi perde la sfida? Lui. Chi è la loser? Lui. Lui. Chi è la vincitrice? Sofì. Sì, sì, bravo, bravo, hai vinto, ma ti ho lasciato vincere. La prossima volta non sarà mica così semplice per te. Vedremo. A voi, Team Trotter, piacerebbe che ci fosse una prossima volta? Mi piacerebbe rivedere la sfida? Ma comunque, l'avventura di oggi si conclude qua. E se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a Sofì. Mentre per vedere un altro video divertentissimo, cliccate qui davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao!